A 71 anni dalla liberazione dal nazifascismo, Arezzo, come tutti gli anni, ha omaggiato i protagonisti della Resistenza. Una lunga serie di iniziative in tutti i capoluoghi della provincia per commemorare la festa della liberazione, alle quali hanno presenziato le massime autorità civili, politiche e militari. Arezzo ha commemorato i caduti con una serie di momenti solenni. Le celebrazioni sono iniziate alle 8 dal parcheggio Pietri, dove alcune delegazioni dell'ANPI hanno portato mazzi di fiori, cippi, lapidi e monumenti ai caduti. È stato ammazzato qui perché è stato tentato di liberare i fratelli Tani dal carcere di San Benedetto. Alle 9 è stata deposta una corona di alloro al monumento che ricorda i 792 caduti del comune di Arezzo all'ingresso del cimitero urbano. Alle 9.30 il rito religioso nella chiesa di San Bernardo, officiato da Monsignor Tommaso Tognoni. Alle 10.30 al Sacrario dei Caduti, in via dell'Anfiteatro, è stata invece deposta la corona di alloro. Le celebrazioni sono poi proseguite con la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione della corona di alloro al monumento della Resistenza in piazza Poggio del Sole. Piero Caramandrei ricordava la liberazione con delle parole semplici ma essenziali. Era giunta l'ora di resistere, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini. Si è poi tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie della liberazione presso la prefettura. Si è svolta invece al cimitero del Commonwealth britannico ad Indicatore una commemorazione alla quale hanno partecipato le varie associazioni che hanno deposto un mazzo di fiori in onore dei 1267 soldati morti nei giorni della liberazione di Arezzo.